volevo dirvi che il serpente sta ancora una volta cambiando pelle. Cosa si può dire se si ricomincia a vivere 2 o 3 volte durante il corso della propria vita? Che si è fortunati? Oppure che si è tanto sfortunati da dover riprendere sempre tutto da capo? Come un tessuto utilizzato troppe volte diventa sottile in più punti e siccome non ne hai un altro a disposizione quando si sfilaccia, lo devi rabberciare. Oppure, se proprio si è fatto un buco, lo devi accomodare con una pezza simile, a punti piccoli piccoli. Così bisognerebbe trovare il coraggio di riprendere la vita che ti è rimasta e ricucirla al meglio per tirare avanti o inventarsene una nuova di zecca. Ma per quanto il rammento sia fatto a regola d'arte, le cicatrici del rattoppo sono lì a ricordarti che la stoffa non è più quella originale. Si è logorata ed è diventata delicata e sensibile. È la vita, dice qualcuno. Le esperienze servono, aggiunge qualcun altro. E serviranno le esperienze fatte o sono state così traumatiche da non insegnarci nulla? O non sarà invece che il troppo dolore e le molte sofferenze induriscono l'anima e ci rendono cinici? Io questo non lo so. Forse per ognuno è differente. Ogni individuo è diverso dall'altro. Forse ho sofferto tanto che ogni volta ho cambiato pelle. Sì, come i serpenti, ma non so più quale avevo prima e quale mi sta ricrescendo addosso ora. Da che parte si ricomincia? Forse dalla fine di una storia, ma non c'è mai una fine reale. Ogni giorno è un nuovo inizio. O probabilmente una continuazione. Sono a casa da mesi, lontana dal lavoro, ma non dalla mia vita, perché di quella si tratta, la mia vita. A volte accarezzo la me stessa bambina e la conforto. Le dico che non è colpa sua, che ognuno è dotato di una porzione di tolleranza. E che questa si è esaurita giorno dopo giorno. Che ha fatto tanto e la abbraccio, come a volte faceva con me la mia mamma. Ma in certi momenti neanche questo basta a dare balsamo al mio cuore. Ho affrontato nemici visibili e invisibili, vecchi e nuovi, eppure mi fanno paura piccole cose. Uscire con la testa coperta è come sfidare il mostro senza spada. A qualcuno sembrerà assurdo preoccuparsi di questo quando si è ammalati di cancro, ma quella è una parte reale, visibile e tangibile della malattia, per se stessi e per gli altri. Non ho voglia di scendere nei dettagli delle giornate. Posso dire solo che si impara a vivere l'attimo. La mia fortuna è avere tanto affetto intorno e il dono della scrittura. Volevo dirvi che il serpente sta ancora una volta cambiando pelle.